Buongiorno a tutte, non mi sono rifatte le labbra, ma vi ho registrato un tutorial su come ricreare questo effetto, che a me non fa impazzire, però a molte piace. Ho utilizzato soltanto una matita, un correttore e un rossetto, quindi molto facile. Però lo vedrete. Se vi sembrano sorte è soltanto perché io, per cercare ora di fare il resto del trucco, mi sono dovuta mettere in una posizione molto scomoda in cui la luce mi batte in maniera diversa da un lato e dall'altro. Allora, come vi accennavo nell'altro video, io ho già un make up sotto, un make up che non aveva nessuna, scusate, possibilità di durare, che ho fatto molto velocemente questa mattina alle 6, quindi per non andare a cercare di essere a appesantire troppo la base e tutto il resto, andrò soltanto a cercare adesso in questo video di svegliare un pochino lo sguardo e rendermi un pochino più presentabile senza andare a ritoccare tutto. Quindi stavo iniziando in realtà, ho pensato di registrare anche questo, con il chubby numero 25 di Puro Bio, e ho fatto questa parte qui, qua, 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 e ovviamente per il discorso delle labbra. Poi sono andata a sfumare con lo Sky Corrector di Neve Cosmetics. Non voglio rimettere di nuovo il correttore dappertutto perché mi va veramente ad appesantire. Poi voglio andare a mettere invece il chubby numero, ce la posso fare, 19. Ora che è passato un po' di tempo, molte di voi, non so se mi seguono, però comunque molte sono venute in negozio e l'hanno acquistati, mi confermate che è difficilissimo leggere i colori? Cioè, è una cosa impossibile. Che cosa vado a fare? Visto che io la parte chiara già l'ho sfumata, vado a sfumare questo con lo stesso pennello di prima, quindi questo qui, che è il chubby, come vi dicevo, terra caldo. Ecco, aspettate che invece con un pennello da fondotinta vado a scaldare un pochino il mio incarnato. Aspettate che il pennello è un po' bagnato, che l'ho lavato da poco. Potete anche bagnarlo il pennello per cercare di rendere più facile l'operazione di sfumatura. Questo forse ve l'ho detto anche in altri video. Non andrò a mettere blush, il rossore che vedete è incorporato, diciamo. Purtroppo, come vi ho detto, non ho messo il correttore verde, e quindi vado un pochino a fare questo finto effetto abbronzato. Ok, e andrò a giocare anche un pochino con lo 06, il matitone, che andrò a mettere qui come angolo interno, un pochino di luminosità qui, un po' qui, e lo sfumo subito perché questo si fissa, vedete? Con molta parsimonia qui e con molta parsimonia qui, anche in questo caso vado subito a sfumarlo. Ok, lo metto anche un pochino dentro. Vedete? E va. Poi, matita marrone, questa è quella di Vega Up. Molto, molto morbida, molto facile da gestire. La porto un po' su. Ecco qui. Delineo anche un po' sotto. Ok, e ora vado con il l'ombretto numero 02 di Puro Bio,
intensificare leggermente e a freddare anche un po' il trucco che sta venendo un pochino troppo caldo. Sfumo la matita e faccio, creo una sorta di V. Ok. E aggiungo un cincinin di Light, questo è il correttore di neve. Ok. Ecco qua. Questo. È il trucco finito, ovviamente senza filtri. Ve li ho divisi perché, ripeto, queste labbra sono un po' particolari, non so se piacciono a tutti, ripeto, a me non fanno impazzire, però le vedete fatte bene, appunto, e non storte nell'altro video. Ciao ragazze!